arrampicata degli angeli, il tagliatore di teste più famoso del mondo. Perché un tagliatore di teste, se fa bene il suo mestiere ed è un bravo cristiano, lo guardano con ammirazione e chissà, può capitare che lo guardano anche con invidia. Io sono libero, ho la mia libertà, per questo mi rispettano. Per questo tutti i condannati chiedevano sempre di me, voglio tata degli angeli, se no il tuo poi è un altro, no voglio tata degli angeli. Ed erano capaci pure a mettersi a piangere, perché l'uomo di fronte alla morte diventa come un bambino. Io l'ho visti con i miei occhi, delle volte come i figli. Andavo lì, gli asciugavo le lacrime, gli davo un bacio sulla testa e questi si assistivano. Mo sto qua, non c'è niente da fa. Ma l'ho detto, Adà, ma che te senti a buoni dal polso? Tornatene a casa! Sì, ma come faccio io? Che se in vita mia ho fatto questo e non so buono a fa altro. Ma dice la città di Roma ti vuole dare un emolumento di 400 scudi. Dico, ma che sarà questo emolumento? Io mi credevo che era un monumento, e infatti chiede a mia moglie, ma lo sai che mi vogliono fare un monumento? Dice, ma chi, a te? Sì, a me, perché? Ma va, va, ha un cappello va la lingua mia moglie, quello che pensa dice, è una brava cristiana, proprio brava. La sua passione è la cucina, oh, come ti rimena la cibaria lei, nessuno al mondo. A Giova, che mi hai cucinato? E a me non me lo deve lesinare però, diceva basta, 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 ci fate schiattare! E infatti non c'è schiattato per troppo già. Lui invece era uno che spizzicava appena, storceva il muso. Era un po' schicchignosetto, però mi sarebbe piaciuto un padre così. Tu sei il boia perfetto! Tu sei il boia perfetto! Mi diceva un signor Vespa. Non hai padre, non hai madre, la tua famiglia è il cielo. E per fratelli e gli angeli. Sì, ma come cacciavo, madonnina mia, con San Cioletti? Io ci fantasticavo su sto padre. E mica da bastarcialo come padre mi sembra un po' troppo vaporoso. Io me l'immaginavo con tutta la testa sul collo, con le braghe lunghe, le scarpe da passeggio. Quello Napoleone ha sempre portato gli stivali ogni volta che camminava, faceva cra, 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 cra. Che male c'è a fantastica? Io mi sognavo che lui scendeva da cavallo e mi faceva Ada, come stai? Bene, voi eccellenza? Lui si metteva a ridere.
Non sei Scialessa, sono tuo padre! Beh, io in quel momento lì me lo volevo abbracciare. E invece lui si scansava e mi metteva a mano un bel vincitore. Generoso era generoso, eh. Lo dicevano tutti, lui il vincitore li regalava così, come io posso regalare un centino di rame. Dì, bevi! E bevi, bevi! Bevi la salute! Bevi! Ma perché continuate a stare lì disteso quasi come un coccodrillo? Ammazza come parlo bene italiano. Quando mi ci metto pure senza una donna a scuola. Mi piace e mi compiace. Adesso vi faccio fare un caffè da mia moglie, perché vi vedo un po' mosciarello. Giovanna! A Giovanna, fai un caffè buono, ma come sai farlo tu, buono! Giovanna! A Giovanna, ma dove stai? Eccomi qua, eccomi qua! Che fa qua? Ma guarda un po' sto figlio. Ma lo sai chi è questo? È uno scrittore russo che viene da San Pietroburgo. San Pietroburgo? Sì, San Pietroburgo. E ha scritto un libro sul naso. Come sul naso? Sì, proprio sul naso. Che uno si sveglia la mattina e non si trova più il naso. Ma come non si trova più il naso? E che fa? E si tocca, si scruta, ma il naso non ci sta. Ma come si chiama? C'era sulla punta della lingua qualcosa come polpo. Ah, ecco, Gogol! Parla piano, questo è mazzo parmigiano. Si chiama Gogol e ha pure scritto un libro che ne parlano in tutto il mondo. E come si chiama sto libro? Non me lo ricordo. Ah, aspetta, c'è uno che voleva comprare anime. In Russia i contadini si chiamano anime e lui le voleva comprare. Ma Giovanna, ma non è quello che tu leggevi e ridevi? Sì, ma che fai, ridi, Giovanna? E come si chiama? E ce l'ho sulla punta della lingua. Vi chiamate Popol? Gogol. No, mia moglie dice che vi chiamate Gogol, ma non si ricorda bene. Come no? Gogol. Poi che tu Popol? No, Gogol. Popol. Gogol. Non mi chiamo né Popol né Gogol, ma non ho mai scritto un libro in vita mia! Ma scusate, mia moglie diceva che aveva scritto un libro che ne ha parlato tutto il mondo. C'è uno che andava cercando le anime, sì. Ma poi torna. Ho capito, Nikolaj Vasilievich Gogol. Tanto tempo fa, però mo stava qua, che c'entra? Il signor Gogol! Ma quello che sa che non è morto, che t'ha detto? Mi ha detto che la tassa non ce l'ha. Allora io faccio scusa, e qua là che? Dice è finta, come fosse finta la mano di legno, la gamba del gesso. Ma Giovanna, una certa famarella mi è venuta a star tratta con sto passo del Gogol. Ma che c'è dentro quel piatto? Senti, e poi mi ha detto che a Pietroburgo la gente non si ferma a parlare di sconosciuto. Tira dritto, hai capito? Mi piacerebbe andare a San Pietroburgo.
come sarà? Dicono che è tutta rosa, come un gelato di fragole. Per Roma in pieno chiarore lunare è cosa talmente bella che chi non l'ha veduta non può farsene un'idea. Tutti gli oggetti vengono avviluppati da grandi masse di luce e di ombre e solo le grandi... Sono già tre notti che mi godo questo spettacolo smagliante. Oggi, dopo aver percorso per l'ultima volta tutto il corso, salì sul Campidoglio, che si erge solitario come un castello incantato. Arthur! E questo chi è? Non si può mai stare tranquilli in questo giardino. La statua di Marco Aurelio faceva pensare al commendatore del Don Giovanni, e sembrava che volesse far comprendere allo spettatore che stava per intraprendere qualche cosa di inusitato. Da lì presi una carrozza e mi feci lasciare a Piazza del Popolo, da dove mi inerpicai su verso Villa Borghese. Davanti ai miei occhi apparve il giardino interamente oscuro, in mezzo a cui si intravedeva il liquore pallido delle statue illuminate dalla luna. Non ho avuto nessun pensiero nuovo. Non ho trovato niente che fosse del tutto estraneo alla mia mente. Ma il vecchio è diventato così determinato, così vivace e così concatenato da sembrare nuovo. Faccio lo scrittore. Ah, sono tedesco. Con chi ho l'onore? No, no, l'onore è tutto mio. Ah, no, no, l'onore è mio. È mio, scusate. Sono Tata degli Angeli e De Messiere fa Cervoia. Davvero fate il boia? Questo mi interessa. È un genere umano in via di sparizione, un ruder del passato. Ormai sono le macchine che tagliano le teste. E il futuro, chissà, faranno tutto da sole? Ma... Avete i polsi robusti? Sapete staccare la testa dal collo con un colpo solo? Ma io sono famoso per questo. C'ho una mano da ferro, senza un tremito, senza esitazione. Io guardo, prendo la mira con l'occhio e trac! Calo la mannaia e la testa del condannato si stacca che neanche se ne accorge. Mi fareste assistere ad un'esecuzione? Ma volentieri, mi servirebbe per degli studi che sto facendo sul corpo umano. Sì, ma il fatto è che il Papa mi ha detto... Senti, caro Boia degli Angeli, c'è ormai... Diciamo la verità, ti sei invecchiato, ormai il corso non è più come prima, dice fammi una cosa, guarda, ti daremo un emolumento per stare a casa, ma voi lo sapete che cos'è un emolumento? Non un monumento, è un emolumento, lo sapete? La vostra lingua non ha misteri per me, ma piuttosto non conoscete un boia che continua ad esercitare, chi vi ha sostituito?
Sì, no, mi ha sostituito un certo cartone Mario, è uno che c'ha due occhi proprio che gli spottano da fuori, è uno proprio secco, magro, pelle e ossa, non ce la fa manco a respirare. Però pare che sia un figlio di un cardinale. Figlio di un cardinale? Sai, ma i vostri preti non sono votati alla castità? Beh, in teoria sì, ma come si dice? In pratica a ciscia ciscia uno se la c'è dove può, insomma. Allora mi procurate una bella esecuzione da contemplare da vicino? Ma vi piace proprio, eh? Ma non è che sareste No, io sono uno scienziato. Io osservo, catalogo la realtà, la descrivo tenendo da parte le emozioni. Sono un ordinatore di comportamenti e non ho prevenzioni contro l'orrore, la stupidità, lo sceno, contro l'irreparabile. Tutto per me è materia di studio e di analisi. E non vi dovrete stupire se vi troverete anche voi in qualche mia pagina su Roma immortalato in un ritrattino a punta secca. Ma perché potrei diventare famoso? La fama, caro tata, la fama è un granello di sabbia agitato dal vento. Hector aquis nocet, si felix Troia fuist, dice Ovidio. Ma chi avrebbe sentito parlare di Ettore se Troia fosse stata felice? Che testa capite, signor Goethe? Io sarei onoratissimo di tagliarvela. Trac! Preferisco di no, anche se sono sicuro che fareste un lavoro pulito e senza dolore. Ma si dà il caso che per scrivere io abbia bisogno di questi occhi, di questa testa, che vi regalerei volentieri se avessi qualche smania di fare il protagonista in uno spettacolo drammatico. Trac! Preferisco fare lo spettatore. Allora mi fate assistere ad un'esecuzione, come avete detto che vi chiamate? Tata. Ecco, caro tata, se mi trovate una buona posizione, vi darò due scudi. Due scudi? Affare fatto. Allora vi troverò un posto proprio sotto al palco. Allora, alla prossima esecuzione. Non mi riconoscete, signor tata? Veramente, signora, non ricordo, ma quando ci siamo... Non ricordate come vi ho porto il corpo, senza nemmeno aspettare che il prete mi desse la benedizione. L'adultera di via Boezio! Voi! Quella che con l'amante si è messa d'accordo per avvelenare il marito! E che ci fate qui? Passeggio per la villa, come voi. Dov'è? Dov'è mio marito? Sono qui, amore mio. Non mi sono mai allontanato da te, nemmeno quando ho sposato la tua sorellina per fare piacere a tuo padre. Tu eri in prima fila, proprio sotto il palco quando il boia qui presente mi ha tagliato la testa. Hai dimenticato? Dovevi essere punita per quello che mi avevi fatto, ma io non ho mai smesso di amarti, Margherita. Non è morto, signor Boia. Niente, non ha voluto morire, nonostante il potente veleno che gli abbiamo somministrato. Con una vomitata si è liberato. Poi ci ha subito denunciato alle guardie e ci ha fatto imprigionare. Ma io ti avevo perdonato, Margherita. E non potevo sapere che il tuo giovane amante se ne scappava da solo infischiandosi di te. E non potevo sapere che i giudici volevano con questa condanna a morte dare un esempio alle adultere che camminano impunite per la città di Roma. Io ti avevo perdonato, Margheritina mia. Ti rivolevo con me. E dopo tutto, quel veleno era poca cosa, eh? Un lavoro da inesperti! E ora, perché questa buffonata? Perché sei rimasta la mia sposa! Io
Io ti sogno ogni notte, Margherita. Margherita con la testa, Margherita senza la testa, Margherita con i capelli, Margherita senza capelli affatto, Margherita con una riga di sangue attorno al collo. Io vi amo, Margherita. Siete così bella. Andiamo a sposarci un'altra volta. Per questo che avete voluto che mi vestissi da sposa? Sì! Ma dove lo trovate un prete che mi sposa con una morta? Ce l'ho! Ce l'ho! Adesso, caro padre, fatemi il piacere, sposateci! Sì, sì, sposarmi. Sì! Ma non ci arriva la mente! Sì! Ecco i paramenti, e adesso sposateci. Sì, sposarvi. Sì, ma non c'ho l'ostia. Ecco l'ostia! E adesso sposateci! Sì, sì, sposarvi! Sì! Per Vincenzo! Ervin Santo ce l'ho io! Ce l'ho lui! Sì, e l'altare? Dove sta? Dove sta? L'altare? L'altare! Mi pare di avervi pagato abbastanza! Quindi sposate! Un momento, un momento! Io quel fratello mi ricordo. Io ho fatto russo una lega poscia una decina d'anni fa. Lo ricordo, sì. Vivo o morto, che ci fa? È un frate, no? Quindi deve sapere. Ma no, su, no, su, venite. Ma su, 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 su. Vieni qua. Ma dai, mi accendo anche a me, mi accendo anche a me. Aglioso, biglioso, rabbioso, tagliacale, cannibba e gradino. Su con me, su con me, venite. Su, su, venite, dai. No, ma no, venite qui con me, che siamo due scigliosi, biliosi, rabbiosi, bagnacali, cattivi e gradini. Andiamo, venite, venite qua.